Allora mi vengo di cavaliere e devo fare una critica. Lì tutti, ah, non c'è, io non c'è nessuno. Lei è noto per la sua grande generosità, lui arrostisce, soffre il girocco, così. Poi gli dice, lei, tutti gli italiani riconoscono le grandi realizzazioni del suo governo, senza citare il mio uno, tra l'altro, è stato sapendo che sono queste grandi realizzazioni, proprio no? Perché avesse fatto il Partenone, la piramide di Cheope, la grande muraglia, non so, l'Ermitage. No, che si sente sul ricevitore di Acerra, non parla dal 1990. Il grande risultato dice però cambiare per detto la critica, non si fa il compleanno. Se c'è una cosa che non era un problema, non ha fatto non sapere che il compleanno. Il problema è che il racconto di quel compleanno è stato ieri. Se sento una non si fa il compleanno, che poi si viene fotografato con questi sudizi, con la maglietta, con scritto insomma in Apple. E questo è sconveniente, tant'è che l'altro, alzata la palla, ringrazia, schiaccia, dice la ringrazio della domanda. Quando ti dicono che ringrazio della domanda, non hai fatto una bella domanda. Infatti, dopo aver ringraziato, dice che io sono un uomo del popolo, io mi amo la gente, sono la gente, ogni festa la faccio tutti, camerieri, uomini, sottouomini, donne delle pulizie, ma quando sono in tasso, volta faccio una foto, tenete presente cos'hai su un taxi da 65 perché l'anno la scorta, quindi non posso dire su un comunque male, su un male, tra l'altro, specialmente. E intanto poi dice, comunque guardate chi, e c'è di tutta la verità, su chi c'erano le uniche foto autorizzate dalla festa, perché erano state rettissime tutti i cellulari e i telefonini e le macchine fotografiche, e l'unico fotografo autorizzato era quello di chi? Domanda, ma si è deciso all'ultimo andare alla festa, come fa a esserci già il fotografo di chi? Cioè non credo che chi abbia una relazione a Casoglia. Penso che fosse una proposta da Milano. Allora mi hanno chiesto a sorprendere a sorpresa la partecipazione di Berlusconi. Per questo la presenza dei coglienti chiamanti gli indica chiaramente che era tutto preparato. E il giorno dopo si scopre che la scorta del mattino stesso aveva fatto la politica del locale. Possibile che la scorta sappia che sta arrivando perché voi così stato a vedere non hai sentito il fidanzato, adesso lo stanno massacrando di volte.
pazzo. Il problema è che poi quello che lui dice viene immortalato dalle foto. Perché? Perché quando lui dice l'ho mollata perché questa se ne è andata 10 giorni a ragazza con il Presidente del Consiglio, da sola con la sua amica, senza i genitori, a Villa Certosa, in una dependance. Per questo che raccontano poche e indispensabili.